Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. E questo è un passo esemplificativo del Vangelo di Matteo che mette bene in evidenza il pensiero di Cristo. Ne ho parlato con alcuni studenti e uno fra loro ha sottolineato come vivere l'amore anche per i nemici significa aver raggiunto una situazione divina, si smette di odiare. Infatti, se dai odio, ricevi odio e metti in circolo solo del rancore che ti fa vivere male, ti sembra di essere in un inferno. A proposito di questo, mi viene in mente il buddismo, che fa propria questa riflessione sul male, definito come oscurità fondamentale o ignoranza innata. Su questo male, per il buddismo, dobbiamo vincere, dobbiamo trionfare. Bisogna proprio vincere l'impulso verso l'odio e la distruzione che risiede dentro tutti noi. Quindi il cristianesimo in questi pensieri assomiglia molto al buddismo, che ci invita a smettere di odiare. Amare lo stesso chi ci fa del male è una grande vittoria su noi stessi, sul nostro orgoglio innato, ci porta a quello stadio di vita che è serenità assoluta ed è quello forse di cui abbiamo più bisogno.